arrivare a questa bellissima conferenza che tratta di un tema molto importante, che è appunto quello delle feste sovrane, del ruolo di Pagliani anche come pittore di questi aspetti montani. Quindi i miei ringraziamenti da parte mia, Marco Orac, altro curatore della mostra, e di tutto il comitato scientifico che ovviamente di cui appunto Alessandro fa parte e che si unisce in questo ringraziamento. Il mio ruolo poi oggi è sollecitato in quanto ruolo pubblico di curatore di questa mostra da un diffondersi di una così notizia stamattina che è trapelata da qualche redazione giornalistica in merito a qualche scoop che questa conferenza vuole portare avanti. Ecco, io, come ho già detto da alcuni giornalisti, io di questa cosa non so nulla, nel senso il contenuto poi della scoperta, anche io sono qua per apprenderlo. Mi limito solamente a dire che purtroppo poi non c'è stato modo di potersi confrontare in maniera compiuta, però ecco, spero che il contenuto di questa scoperta non riguardi il ritratto attribuito a Natuar da Arisi, che è oggetto di uno studio monografico a cura mia di Marco Orac, diciamo accordato a dicembre con l'Archivio di Stato di Piacenza, che fa dei confronti con due opere di Nicolas de Largière. Quindi io non posso sapere poi come saranno gli sviluppi, però ecco, volevo fare questa giusta premessa in quanto curatore avente questo ruolo pubblico in questo progetto espositivo. Vi ringrazio tutti, ringrazio il professor Malinverni per la sua disponibilità. Grazie. Io ringrazio davvero la presenza. Grazie ovviamente i curatori. Io facevo parte del comitato scientifico, ma non ho avuto modo di visionare le opere che sono state messe in mostra. Non so chi faccia parte di questo comitato scientifico, e per quanto riguarda l'opera della quale poi vi parlerò, mi fa piacere che già da dicembre, quindi praticamente prima della mostra, abbiate individuato questo riferimento, però non ad oggi non era ancora emerso. Quindi mi piaceva soltanto che sui giornali comparisse in continuazione con una grande certezza, come si può prendere dal catalogo, che è un'opera di Natuar che rappresenta Giovanni Paolo Panini, ma scopriremo insieme che non è Natuar, che non è Giovanni Paolo Panini per diversi motivi. Quindi temo di anticipare oggi quello che sarà poi il frutto della vostra ricerca, mi spiace. È possibile spegnere anche questa luce, così vedete meglio le opere che vi ho preparato? Sì, grazie.